Gentili telescontatori, buongiorno. Oggi parliamo di banche. Come di consueto diamo le ultime dritte, storte, le interviste, le sviste sull'economia, che non è solo la mia, ma quella di tutti, e che, a differenza della patatina che tira, l'economia spesso e volentieri ti stira. Ovviamente stira i risparmiatori che, credendo in un miraggio, hanno investito in obbligazioni inculati a termine, in derivati delle rapine a perdere, in carta igienica usurata e in fondi certi a fottere. Ma non voglio rubare tempo e spazio al nostro illustre ospite, l'economista Che ne sai tu, che ci illustrerà i piani di salvaguardia dello Stato per tutelare i risparmiatori e le cassapanche delle banche. Salutate, messaggio. Cari ascoltatori, angolo a voi, ossia buongiorno a tutti voi. Senza dilungarmi in chiacchiere troppo corte, vi dico subito che il governo che non governa se non lo governano le finanze centrali ha deciso giustamente di salvaguardare i risparmiatori imponendo uno stanziamento di denari pubblici di 17 miliardi di euro, che io non lo dico, ma non son mica bruscolini. Ebbene, anzi e male, questo si aggiunge al resto già stanziato prima a favore delle banche. Ovviamente ad aiutare le banche, che bisogna ricordarlo, hanno una disfunzione rettile pubblica, ma quando ci inculano sono private, saranno tutti cittadini di tasca propria. Purtroppo ultimamente, come si sa, e se non lo sapete qua ve lo dico, ma qua ve lo nego, le banche, come è giusto che sia, hanno prestato ingenti somme agli amici, ad amici degli amici e a certi altri amici, senza alcuna garanzia e col solo vincolo della restituzione, ove possibile, a babbo morto. Naturalmente, per fare queste operazioni delicate in uno Stato democratico e lussurioso come l'Italia, in cui vige il controllo preventivo su tutto, praticamente su nulla, le banche hanno dovuto avere il sostegno di grandi manager che se la sono menata, ma non con le mani, come voi potete pensare, ma con rotoli di euro attorcigliati intorno al pisello, e mentre la politica dormiva, perché stanca del lavoro mai fatto. Alla lunga, per farla breve, tutto questo ha posto il sistema bancario in grande sofferenza, con lacrime e sangue asciugate dai risparmiatori. Mentre il papà governo con due P, nella sua natura liberal sfascista, democratico populista, fracassista velletrano, ma se può avere un caffè qua, se può avere! Oh, grazie, grazie. Buono, buono questo caffè dell'euro, ma non ne prendete troppo, che vi manda alla neuro. Dicevo, quello stato, questo stato qualunquista, purché in pista, autoreferenzista, privatizzazionista, terzamondista, comunista, tipico d'avanguardia, altruista, del menga solo dei cazzi propri,
è stato costretto a varare con una sparata in notturna misure e contromisure per salvare banche e chiappe a banchieri e con l'occasione anche a vari ed eventuali politici. La prevenzione innanzitutto. Infatti, dopo mangiato, fanno sempre tutti il rutto. E così, come non è giusto che sia, ma così è, se vi pare, a pagare saranno sempre i risparmiatori, nei cui ani graverà lo spessore e la pesantezza di tale cetriolo. Tuttavia non disperate, o risparmiatori, perché voi sarete i primi a pagare, ma dopo, sempre a babbo morto, verranno avviate indagini vaginali e procedimenti abortivi per scoprire i veri colpevoli, proprio quelli che in Italia non si scoprono mai perché sono troppi e perché si sono già spesi tutti i soldi, che tanto non sono mai loro. Andulù, anculù, a voi, sempre a voi, con una raccomandazione. Tenetevi i soldi a casa, perché questo sistema finanziario partitocratico sinistrato mette in pratica la teoria del Menga, secondo cui chi ce l'ha in cul se lo tenga. Le banche erano meglio quelle del Medioevo. Buongiorno a tutti e ritiratevi sulle braghe! E in conclusione, cari spettatori, andalù, inculù, sempre a vu, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti e buona giornata!